L'UNESCO dedica la Giornata Internazionale dell'Educazione 2023 alle ragazze e alle donne afghane. Lo ha deciso Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO, che oggi rinnova l'appello a ripristinare immediatamente il diritto fondamentale all'istruzione. 2,5 milioni di ragazze e giovani donne afghane in età scolare non frequentano la scuola e a 1,2 milioni di loro è stato negato l'accesso alle scuole secondarie e alle università. Ogni anno il messaggio che viene dato alla comunità è che l'educazione è importante e deve essere oggetto di interesse prioritario da parte dei decisori politici, ma quest'anno in particolare il tema è investire sulle persone e dare priorità all'educazione. Quindi c'è un messaggio ancora più forte perché noi siamo invitati a mettere l'educazione al primo posto rispetto a tutte le nostre scelte e le nostre azioni politiche, ed è quello che rappresenta il messaggio che noi vogliamo dare. Però quest'anno l'UNESCO ha dedicato questa giornata in particolare alle bambine e alle donne afghane che sono private della possibilità di studiare, dell'accesso all'istruzione e all'educazione, e quindi vogliamo dedicare questa giornata in particolare alle bambine e alle donne afghane. Abbiamo sentito nel merito il professor Paolo Refice dell'Università di Firenze, al quale chiediamo, leggendo che il tema della giornata è investire sulle persone e dare priorità all'educazione, cosa implica questo in termini di politiche educative a livello mondiale ma anche locale. Il tema della civiltà contemporanea è ribaltare le centralità che sono state date, sono per esempio anche esempi concreti, la priorità della tecnologia rispetto ai soggetti che utilizzano le tecnologie. Molto spesso questo rapporto si perde, cioè la società viene organizzata in modo tale che, soprattutto per lo sviluppo della democrazia, per lo sviluppo della pace, c'è bisogno che le politiche siano centrate sullo sviluppo dei soggetti, delle persone, dei gruppi umani, a cominciare chiaramente dalle donne e dai bambini. L'UNESCO ha dedicato la Giornata Mondiale dell'Educazione alle ragazze e alle donne afghane. È un segnale forte. Perché è importante non abbassare la guardia sull'accesso all'istruzione? L'esempio delle donne afghane è drammatico, perché si vede esattamente che qui c'è un attacco alla considerazione della dignità femminile come dignità umana a 360 gradi, e quindi c'è una parità di diritti che deve corrispondere a una parità di accessi. Non è possibile, al di là delle questioni del velo e quant'altro, inibire un diritto fondamentale che è la propria educazione attraverso l'istruzione e poi l'accesso ai ruoli sociali, ai ruoli lavorativi che ci sono nelle società. Questo tema rientra come un tema fondamentale dei diritti femminili come diritti umani. Professore, che relazione c'è tra educazione e pace e perché oggi è così importante coltivare questa relazione? Non è possibile sviluppare pace se non c'è un'educazione a 360 gradi di tutte le persone implicate. Perché si tratta di avere un'educazione alla non violenza, si tratta di avere un'educazione al rispetto degli altri, si tratta di avere un'educazione che mantenga i tessuti sociali all'interno della società stessa, che ci sia coesione, e quindi la violenza è esattamente il contrario. L'ultimo documento dell'UNESCO parla dell'educazione come bene comune. Che cosa significa in particolare? Sempre citando l'UNESCO, significa che dobbiamo considerare a livello mondiale, nazionale e anche locale che l'educazione è un diritto che deve essere formulato in termini di nuovo contratto sociale. Per dire che l'educazione è un bene comune vuol dire che occorrono tutte le facilitazioni a prescindere da qualunque situazione di privilegio. Come è un bene comune accedere alle risorse dell'acqua, come è un bene comune accedere all'aria pulita, e quindi come tale va protetto a 360 gradi su tutti i cittadini del mondo. L'istruzione degli adulti ha un ruolo all'interno della comunità molto importante che sicuramente all'interno di questa giornata ha la sua rilevanza. Ci occupiamo della valorizzazione della persona in relazione a tutte le esperienze
pregresse acquisite sia nel campo formale, informale e non formale, significa anche valorizzare la persona e in questo modo quindi qualificare di più la sua vita quotidiana, quindi migliorare il tenore di vita, oltre che sviluppare o potenziare competenze magari ancora non acquisite pienamente. Bye-bye.